ricorrenza che avevamo previsto di celebrare con l'organizzazione dell'anno italo-cinese della cultura e del turismo, a causa della pandemia abbiamo dovuto posticipare la rassegna al 2022, quando sarà possibile auspicabilmente promuovere la ripresa dei flussi di turismo culturale tra i nostri paesi, che sono essenziali a rinsaldare i legami di conoscenza reciproca e al contempo a sostenere la ripresa economica. 我们还提到了今年是中意建交50周年，今年原来也是中意文化旅游年，但我们跟王国维达成共识，把文化旅游年延到2022年，希望到了22年，我们两国的旅游往来会重新的。 Abbiamo toccato il tema delle relazioni tra Unione Europea e Cina, che giocano un ruolo fondamentale, determinante per la ripresa economica globale post-Covid. E in vista del prossimo importante appuntamento, che è il vertice straordinario a livello di capi di Stato e di Governo sotto presidenza tedesca, ho ribadito che l'Italia sostiene un'agenda ambiziosa, a partire dai temi della collaborazione economica che saranno determinanti per il successo del vertice. Noi auspichiamo che in questa occasione sia possibile adottare un'agenda strategica che contenga riferimento agli sviluppi in settori importanti, quali ad esempio il raggiungimento di condizioni di effettiva parità di accesso al mercato. 中欧合作，我想王国维强调，意大利希望我们在未来不久举行的中欧特殊首脑会议能够达成中欧议程的共识。我们希望此中欧合作战略议程会包括一些重要的领域，比如。 Ma anche progressi nella tutela della proprietà intellettuale, ambiziosi impegni comuni in campo ambientale ed energetico, il mantenimento di un dialogo e un confronto aperto nei settori dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 还有对话和坦诚对话，特别是在于人权和基本自由的对话。 E per quanto riguarda la questione di Hong Kong, ho ribadito che insieme a tutti i nostri partner europei abbiamo sottolineato come la stabilità e la prosperità di Hong Kong sulla base del principio un paese, due sistemi siano essenziali. 关于香港问题，我强调了，意大利跟其他欧洲成员国已到支持，在一国两制基础上，香港的稳定和繁荣。 E come sia altrettanto indispensabile preservare l'alto grado di autonomia e i diritti e le libertà fondamentali assicurate ai cittadini della regione amministrativa speciale. Seguiremo con molta attenzione i risvolti dell'introduzione della legge sulla sicurezza nazionale. Durante il pranzo che seguirà questa conferenza avrò modo anche di sottolineare insieme al Ministro la nostra preoccupazione per quello che sta avvenendo in Libia e l'esigenza di nominare il prima possibile un rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Libia. 我们在媒体吹风会结束之后，用餐期间，在我们工作餐期间也会谈到地中海问题，特别是利比亚问题。
E farò presente, anticiperò al ministro il mio invito ai Met Dialogues 2020 che si terranno qui a Roma, se le condizioni lo permetteranno, in modo tale da poterlo rivedere nei prossimi mesi. Grazie. 参加 Met Dialogues 会议，希望疫情允许，我们再一次面对面的会面，谢谢。